Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Torniamo a parlare di droni e, come avete letto dal titolo, oggi altra alba in questa gelida Siena, scenario meraviglioso qua. Abbiamo fatto insieme a Marco del canale di Free FPV tutte le pratiche per volare in città qui a Siena, zona rossa per un motivo particolare, e quindi dopo il video realizzato nel parco che vi avevo pubblicato sempre qua sul canale con tutte le indicazioni per volare legalmente in un parco, oggi vi do indicazioni per volare invece legalmente in una città come questa, quindi come Siena, che non ha solo la criticità della zona rossa, ma la criticità vera è che qua in città c'è anche un carcere. Quindi abbiamo dovuto chiedere prima l'autorizzazione al Dipartimento di Giustizia e alla parte penitenziaria, poi vi lascio sotto tutte le indicazioni e anche tutti gli indirizzi a cui scrivere. Dopodiché il Ministero di Giustizia ci ha rimandato alla Questura di Siena, a cui abbiamo dovuto spiegare e mandare tutta una serie di documentazioni per poter volare legalmente qui. Stiamo effettuando le riprese con un DJI Mavic 3 e diciamo voglio approfittare di questa occasione proprio per motivare quello che è spesso un timore comune, cioè sembra oggi, al giorno d'oggi, che si possa volare solamente con un drone inoffensivo, quindi con un drone da 250 grammi, perché sembra che altrimenti non si potrà mai più volare con un drone di peso superiore, quindi di una categoria superiore, anche in contesti appunto come questi della città. Invece non è assolutamente così, perché facendo le cose tutte per bene, ovviamente si può volare sempre con qualsiasi tipo di drone. Ci hanno risposto sempre subito e velocemente, infatti abbiamo fatto la pratica 10 giorni fa forse, e alla fine ci hanno dato l'autorizzazione per volare qui all'alba a Siena. Tra l'altro oggi c'è un'ulteriore complicazione in più, perché c'è un evento che inizia dalle 11 più o meno, e quindi questo crea un altro po' di problemi, perché è un evento che coinvolge tutta la città di Siena, e quindi dalle 11 ci saranno persone, ci saranno strade chiuse, ma noi appunto abbiamo optato per fare tutto all'alba, uno sempre per i colori e poi appunto perché almeno siamo tranquilli di non volare sopra a folle. Qua abbiamo Marco del canale Free FPV. Ciao a tutti e buongiorno. Guardate che meraviglia. Dall'alto, prime immagini di anteprima dall'app DJI Fly, meravigliose, e sono proprio curioso di vedere che cosa verrà fuori. Abbiamo fatto la pratica, abbiamo comunicato che avremmo volato sia con appunto un drone classico, il DJI Mavic 3, e poi andremo a fare delle riprese anche in FPV, quindi vediamo un po' che cosa viene fuori. Marco è stato coinvolto principalmente per le riprese FPV. Io me la sbrigo anche con il mio Mavic 3, anche se ora sta volando anche lui. E niente, vi lascio a qualche immagine a questo punto. Piccola nota sullo sponsor del video di oggi, SmartTree, che mi ha concesso questo nuovo prodotto, questa valigetta rigida, resistente ad urti e anche all'acqua,
per il mio Mavic 3 appunto. Ho deciso di testare questo prodotto che è un po' diciamo diverso dai soliti canoni di prodotto, ovvero dei vari zaini, perché quando volo solo con un drone, e io appunto oggi comunque ho optato, abbiamo fatto tutta la pratica per quanto mi riguarda con il Mavic 3, portare una valigetta del genere che posso lanciare nella fretta in una giornata come oggi può essere una valida alternativa allo zaino, di sicuro alternativa valida allo zaino, quello incluso nella combo DJI, che per certi aspetti l'ho rivalutato perché è comodo e spazioso, ma poi alla fine dei conti non è così comodo come speravo inizialmente. Quindi non lo so, vi farò sapere futuri commenti su Smart 3. Il prodotto mi sembra costruito bene, forse costa un po' troppo, però io lo sto provando e vi farò sapere meglio. Ora ci si sposta però. Ora ci stiamo spostando verso il centro perché abbiamo indicato non solo l'orario nella pratica inviata, e avevamo indicato anche 2 giorni, così da avere un eventuale secondo giorno per eventuale maltempo appunto. Ma per fortuna abbiamo beccato il primo giorno buono. Ora ci stiamo spostando perché abbiamo dato diversi punti di partenza e quindi stiamo andando verso il centro per fare le riprese al Duomo proprio da vicino, sfruttando anche l'FPV. Quindi facendo così avremo una panoramica di tutta Siena all'alba, prima da lontano e poi da sopra, e durante la giornata almeno fino alle 10. Ora arrivati qui a Piazza del Campo, dove faremo un voletto molto veloce perché qui iniziano ad esserci già i preparativi per l'evento di oggi e quindi c'è un po' di traffico a differenza delle altre vie dove siamo stati. Tutto pronto, Mavic 3. Buongiorno! Sì.
Pensavamo di trovarvi molto prima in realtà. Sì, sì. Sì, fa vedere tutto se vuole. Sì, se ha parlato con la questura. Sì, 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 sì. E insomma anche sto giro non ti arrestano. Anche sto giro non mi arrestano, tutto in ordine, vedi? Bene, questo va anche meglio, diciamo, ai fini del video, perché appunto volevamo dimostrare di poter volare tranquillamente senza troppi problemi in una città in zona rossa con il carcere, e quindi tutto ok, hanno controllato e come no. Grazie. Noi siamo esterni. Sì. Come funziona la manifestazione? Ma oggi, quella dei professionisti? Oggi partono i prof. Partono prima le donne. Le donne fanno un percorso, fanno lo stesso percorso che facciamo noi domani, diciamo amatori, quando facciamo la lunga. Mm-hmm. Poi alle 11.40, se non erro, partono, diciamo, i professionisti e fanno il giro e tornano e arrivano qua. Quindi la festa è qua. Poi, è tutta qua. Anche se comunque la cosa più bella da vedere è l'arrivo, è sulla salita di Santa Caterina. Quello è il vero arrivo per me. Però vorrei precisare una cosa, che Frank la festa ce l'hai nella testa. Bellissimo. Buon divertimento. Grazie.